Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi un nuovo video e vi faccio vedere cosa avrei spesa a Carrefour, che cosa ho comprato oggi. E iniziamo subito. Allora, per prima cosa ho preso il pane, questo pane casareccio, e l'ho pagato 0,72. Poi ho preso la passata Mutti, che stava a 0,69, ne avevo due, però purtroppo una mi si è rotta e quindi vabbè, ho pagato a saldo, facciamo finta che l'ho pagata prezzo intero. Poi ho preso questi due guantini per il giardinaggio a 1 euro l'uno, e questo uno per me e uno per mia figlia, così se ci servono, insomma, ce l'abbiamo per nuovi per poterli utilizzare. Poi ho preso la farina d'America, questa Manitoba, e ne dovrei aver prese due. Queste qui mi pare stavano, vediamo un po' se lo trovo, farina d'America, c'aveva il 4%, no, non c'era lo sconto, 4% è l'IVA. Aveva un prezzo di 1,65 euro, quindi questa. Poi ho preso il Pril, che stava in sconto, e l'ho pagato, vediamo un po', il Pril non lo trovo, vabbè, comunque mi pare che stava a 3,69 euro in sconto. Poi ho preso il pesto, questo qui è rana, che a noi ci piace molto. Il pesto sta a 1,69 euro. E una busta l'abbiamo svuotata. Via. Ecco qua un'altra busta. Ho preso 1, 2 e 3 tortellini. Questi qui al prosciutto crudo, che a mia nipote piacciono molto. Tortellini stavano 2,29 euro l'uno. Poi ho preso il latte, questo qui scremato, parzialmente scremato. Ho preso questo perché aveva una scadenza più lunga, fino al 21. Il latte l'ho pagato 1,69 euro. Poi ho preso i gnocchi Giovanni Rana, che questi sono quelli che piacciono a tutti quanti noi, e li ho pagati i gnocchi 2,35 euro a sacchetto. Poi ho preso il pane, questo qui colletto bianco, che è tenero e piace sia a mia madre che a mia nipote, e pane bianco venuto 1,15 euro. Poi abbiamo preso in macelleria e il filetto di pollo, 3,55 euro, ed è, mi sembra, proprio origine Italia. Poi abbiamo preso la molisana, i spaghetti, e gli spaghetti, vediamo un po', e questi qua venivano 1,15 euro. E abbiamo preso i yogurt biologici, questi qua al mirtillo. Gli yogurt 0,99 a confezione, mi pare di averne preso il 2, quindi dopo dovrebbe uscire fuori. E la seconda busta è andata, hanno suonato, scusate, ma hanno suonato il campanello, quindi era mia figlia venuta a trovarmi. E continuiamo. Allora, il pane questo mi pare ve l'avevo fatto vedere, e abbiamo finito anche la seconda busta, quindi andiamo con la terza. Qui è uscito fuori un mandarino che non è della spesa. Allora, abbiamo preso questo
questo preparato per fare questa torta al cioccolato. Detto questa, facciamo velocemente: imburro la tortiera, ce la butto dentro e in un attimo è fatta. Infatti 35-45 minuti in forno, è subito fatta. Per una merendina veloce ci sta. E allora vediamo un po' quanto l'ho pagata. Come si chiama? Cammeo Soffit. Vediamo un po'. E niente, non la trovo, mi sa che questa non come l'hanno fatta pagare. Non la trovo. Ho letto tutto. Mi sa che questa è passata così. Comunque stava in sconto. No, no, proprio non c'è. Vabbè. E questa me l'hanno regalata perché non c'è nello scontrino. Va bene così. Poi ho preso questi Kinder cereali e ne devo aver presi due. Ora non li trovo, però ne ho due. Dopo nell'altra busta uscirà fuori. Allora, Kinder cereali. Vediamo un po', l'ho pagato 1 euro. Poi ho preso la certosa, questa, e ne ho prese pure di queste due, quindi poi uscirà fuori l'altra. Vediamo un po', certosa l'ho pagata 1,59 euro, questa che è comunque per due persone, anche tre volendo, dipende. Va bene. Poi ho preso questi Coco Fresh, questi pure piacciono a mia nipote, e li ho pagati 2,05 euro. Poi ho preso i mirtilli. Mirtilli, vediamo un po'. Il mirtillo l'ho pagato, questi qui, questa confezione l'ho pagata 2,18 euro. Questa io la uso sempre perché la mattina mi piace fare il porridge e uso mirtilli, more, fragole, banane. E mi piace. Andiamo avanti. Ho preso le uova. Di solito le prendo bio da una signora che le vende qui vicino da noi, però mi sono finite, quindi ho preso queste Ovito, che di solito sono buone, sono fresche, e queste le ho pagate, vediamo un po', le uova le ho pagate 2,15 euro. Ho preso lo yogurt, questo qui greco, e l'ho pagato, vediamo un po', dice 0,99, quindi deve essere stato in saldo, 0,99. E la terza, no, pensavo che la terza busta era finita, no, la finiamo con l'ultima cosa della terza busta, era questa Nivea. È una crema idratante rinfrescante che l'ha voluta mia madre, e questa qui l'abbiamo pagata, vediamo un po', Nivea Soft, 4,45 euro. Passiamo alla quarta busta. Allora, ritroviamo l'erba cipollina, che l'ho dovuta prendere fresca perché stavo cercando i barattolini ma non l'ho trovati, il prezzemolo liscio, e questo io prendo, li congelo e poi quando mi serve una concorrenza ne prendo un pezzettino, così non mi si rovinano, se no si rovinerebbero. Allora, l'erba cipollina e il prezzemolo costano 0,98 euro. Poi ho preso questi altri yogurt all'albicocca e questi qui li ho pagati
yogurt magro 0,99. E questa è l'altra certosa che abbiamo già visto prima, e questa anche i Kinder cereali che venivano 1 euro, abbiamo visto prima. E qua c'è anche l'altro pacco di farina, che vi avevo già detto il prezzo. Comunque vediamo un po', la farina d'America costa 1,65 euro. Poi ho preso lo zucchero, e questo stava, vediamo un po' se mi ricordo bene, zucchero, non lo vedo, farina, ah ecco lo zucchero, 1 chilo, 0,95, questo zucchero qua, semplice insomma, niente di che. Poi ho preso il salmone affumicato, perché voglio fare una bowl, e quindi ci voglio mettere il salmone, l'avocado e il riso, e poi ci metto anche le mandorle che le ho prese, le scagliette di mandorle. Allora vediamo un po', il salmone 4 euro, questo qui affumicato, sono 4,29 euro e sono 200 grammi. Poi ho preso queste merendine per mia nipote, che quando va a scuola almeno così c'ha qualcosina da mangiare. E questo qui è un paninetto piccolino col salame, e mi pare c'è anche il succo di frutta, quindi è una merenda completa. Vediamo un po' quanto costa. Poi pure questo non lo trovo. Forse si chiameranno brioche. L'ho pagati 1,99 euro. Sì. E un'altra busta, la quarta busta, è vuota. Adesso prendiamo l'ultima busta e abbiamo la pasta sfoglia. Questa non lo so, non l'ho mai presa, della marca Carrefour penso che sia, comunque la proverò. Questa è rettangolare, neanche me ne ero accorta. Comunque io ci voglio fare wurstel, diciamo ci voglio fare tipo dei cornetti con dentro il wurstel, qualcosa del genere, vediamo quello che viene, perché pensavo fosse rotonda, invece rettangolare. Vabbè. Allora vediamo un po', pasta sfoglia 1,55 euro. Poi ho preso la tinta per capelli, questa qui per me, e ho preso 9 biondo chiarissimo, e vediamo quanto l'ho pagata. Sicuramente l'ho pagata tanto, però queste dell'Oreal più o meno costano così, sui 10 euro. E sì, 9,99 euro, avevo detto 10 euro, più o meno costano così. Poi ho preso questa pizza che era in sconto al 50%, l'hanno fatto proprio la pizzina loro. E non so questa come me l'hanno messa. Focaccia, ecco, me l'hanno messa così, con lo sconto 0,95 pagata. Poi ho preso questa minestrina quadruccetti, no quadruccetti, ecco i corallini, non pagata. Ho preso i corallini, questi più piccoli, che a noi piace fare la minestra con pasta e ceci oppure pasta e lenticchie, e con queste corallini mi piace molto. Vediamo quanto l'ho pagati i corallini, 0,55. Poi ho preso il burro, questo qui, di nocciole, burro di arachidi diciamo, e vediamo un po'. Ah, il burro l'ho pagato
5,79 euro questo qui, sempre per fare il porridge. Ho trovato l'acqua micellare in sconto, solo 2,99 euro, e ho preso questa bifasica con sia acqua che olio, che la mischiate e poi, cioè, si sbatte e poi si usa, ed è veramente buona. Io la uso spesso, quando mi capita in offerta la compro. Ho preso per fare la bowl che vi avevo detto, col salmone, l'avocado e il riso. Ho preso queste scagliette di mandorla a 0,99, queste le faccio presto, dire il prezzo perché sta sopra, queste qui. E per ultimo ho preso, che ho trovato, queste forbici che possono tagliare, sminuzzare bene le erbette, che sono queste che c'hanno, che si possono fare tanti tagli con una botta sola. E quindi niente, queste qui mi piacevano, le avevo viste dal Coloso Mangiarsano, e loro avevano messo il link per prenderlo tramite internet. Invece così mi sono guardata intorno, ho trovato questo stand che aveva queste forbici, ho detto wow, e le compro. E queste le ho pagate, forbici, le ho pagate 6,90 euro, quindi non so se nel sito costavano o di più o di meno, non lo so, però comunque avreste dovuto pagare anche la spedizione. Invece così con 7 euro più o meno abbiamo queste forbici. E niente, la mia spesa finisce qui, e spero che il video vi sia piaciuto, che la mia spesa vi abbia dato un'idea per fare qualcosa, per cucinare qualcosa di nuovo. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un like, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!